Salve a tutti, continuiamo a seguire quello che sta succedendo e è successo al Norway Chess. Un'altra sfida dai contorni interessanti si è svolta tra Vladimir Kramnik e Magnus Carlsen, praticamente la vecchia guardia del campione del mondo contro la nuova guardia del campione del mondo attuale. I due hanno fatto faville sulla scacchiera, vediamo quindi cosa è successo. Questa partita Kramnik gioca con il bianco e Carlsen con il nero. Si inizia con quella che è un'apertura di re e partita italiana. Alfiere c4, la terza mossa da parte di Kramnik con attacco su f7. Carlsen risponde simmetricamente e c3. Ok, questa è una mossa abbastanza comune, questo tipo di apertura italiana, con la spinta a seguire possibile in d4. Che può quindi conquistare il centro. D'altra parte ha anche problemi questa manovra perché blocca in parte lo sviluppo del cavallo. Cavallo f6 risponde contrattaccando questo pedone al centro. E qui ci sono vari modi. Kramnik sceglie di difendere con d3, che è la manovra più solida, possiamo così dire. E il problema è che ora questa spinta c3 è meno utile. Si prosegue con d6, anche Carlsen gioca molto posizionale. Semplicemente spinge il pedone per aprire la via all'alfiere. Arrocco corto e a6. Ok, questa è una manovra che può sembrare un pochino una perdita di tempo, però in realtà serve a evitare che l'alfiere del bianco si possa dirigere in b5. E quindi eventualmente una manovra come cavallo a5 in qualche modo intrappolerebbe l'alfiere. Poi nero potrebbe decidere di cambiarlo appunto con il cavallo. A questo punto di solito il bianco in questa variante gioca alfiere b3 per poterlo in ogni caso mettere al sicuro in c2, cosa da cui poi alla lunga potrà attaccare l'arrocco corto. Carlsen viceversa preferisce andare a sviluppare con torre 1, mossa anche questa abbastanza tipica, portare la torre al centro. Ora, sicuramente ancora non si può giocare cavallo a5 perché questi due pezzi sono pronti per essere inforchettati. Infatti qui il bianco può anche schiantare l'alfiere su f7 dopo che il nero si è rovinato l'arrocco, recupera il pezzo con questo doppio. Ok, viceversa Carlsen gioca alfiere a7 e l'idea è abbastanza chiara perché ora senza l'alfiere in c5 non c'è più il doppio, effettivamente cavallo a5 funziona. Ecco perché viene spinta a 4, guarda sia spazio che permette una possibile ritirata dell'alfiere. Qui viene arroccato e ora h3, manovra che blocca l'ingresso a g4 al nero. Cavallo e7, mossa tipica, il cavallo cerca di riciclarsi verso l'attacco al re avversario sul lato di re. E ora d4. L'idea chiaramente è quella prima o poi di poter sfruttare la spinta c3 e ora che il pedone è difeso effettivamente il bianco ha perso un tempo ma è riuscito a spingere comunque in d4 il pedone. Si prosegue con cavallo g6, va a difendere maggiormente questo pedone e continua con il piano predetto. E ora Kramnik gioca cavallo BD2, mossa di sviluppo. Tecnicamente forse sarebbe stato meglio porlo in C3, ma c'è il pedone, quindi niente di che. Questo chiaramente ostacola un pochino ulteriormente lo sviluppo anche dell'alfiere campo scuro. C6, apre la linea per la donna e prevede un possibile sviluppo del pedone, cosa che viene in qualche modo rintuzzata con questo spostamento d'alfiere. L'alfiere si sposta da un possibile attacco del pedone e lascia una casa in più anche al cavallo c4. Manovre del genere potrebbero impensierire in qualche modo il pedone 5 del nero. Si prosegue con torre 8, sviluppo, alfiere c2, l'alfiere si toglie di mezzo, apre questa linea, eventualmente potrà essere riciclato anche sulla vecchia diagonale italiana. H6 blocca questa casa, anche se per il momento non c'era granché da preoccuparsi. Il maggiore pericolo poteva essere questo alfiere campo scuro, ma c'è ancora il cavallo nel mezzo. Ad ogni modo il bianco ora può giocare cavallo f1, continuare con un piano sempre di attacco verso il re avversario, un po' come sta facendo il nero. Ed è per D. Carlsen
rompe gli indugi, apre la colonna per la propria torre e attacca questo pedone, cercando magari di sfruttare anche la posizione dell'alfiere Camposcuro. Si riserverà di sviluppare l'alfiere Campochiaro quando è un pochino più definita la situazione al centro. Qui viene ricatturato di pedone, il bianco mantiene questi due forti pedoni centrali. E ora Carlsen prosegue con C5. Deve cercare in qualche modo di completare lo sfondamento del centro del bianco, altrimenti questi due pedoni si potrebbero rafforzare. L'altra alternativa poteva essere giocare D5, più centrato questo pedone, ma permette subito E5. E anche se sembra utile per il nero, in realtà la possibilità di poter giocare cavallo E4 non è particolarmente buona, perché questo avamposto sicuramente non regge, perché ora il bianco può assommare ulteriori attacchi al cavallo del nero. In caso di cattura immediata, il problema è che dopo D per E il bianco riprende di torre, ma farebbe guadagnare sviluppo al nero, perché la torre ora è un po' esposta e subisce attacchi. Ok, ad ogni modo niente di tutto ciò. Qui viene viceversa giocata C5, altro modo per sfondare il centro da parte di Carlsen. La reazione è spingere subito il pedone. Questo in qualche modo fossilizza in parte la struttura pedonale del nero come una specie di Benoni, che crea eventualmente qualche debolezza su D6 essendo il pedone arretrato. Una debolezza che viceversa il bianco ha un po' meno, perché E4 è più facilmente difendibile essendo più al centro. Inoltre è possibile permettersi in futuro la spinta F3 per consolidare questa catena pedonale. Ad ogni modo ora il nero ha un buon gioco sull'ala di donna, avendo una maggioranza, e l'idea potrebbe essere quella di spingere tutti i pedoni. Ora, prima che il bianco possa installare un pedone in A5 per bloccare con la presa en passant la spinta B5, il nero la gioca subito. Ok, nuovamente ora opportunità di spingere questi pedoni e sfruttare la maggioranza sul lato di donna. Qui Kramnik risponde catturando subito questo pedone. L'idea è abbastanza buona, perché dopo la ricattura effettivamente si è procurato una buona colonna per l'attacco della torre con questo alfiere inchiodato. Qui ci sono due opzioni per il nero. Una è giocare B3, che sembra abbastanza buona perché permette all'alfiere Camposcuro di essere sviluppato, proteggere la torre che viene attaccata da difesa anche dalla donna. Questo rende più difficile la possibilità per il nero di conquistare la colonna una volta spostato l'alfiere. Inoltre l'alfiere in fianchetto è molto pericoloso per il re avversario. In partita è stata giocata cavallo G3, che è comunque buona perché sviluppa un pezzo verso l'attacco, sempre al re avversario. Si prosegue con alfiere D7. Questo alfiere da qualche parte andava sviluppato, così difende questo pedone che potrebbe essere un punto debole e permette la difesa della torre con la donna. Ora si potrà togliere di mezzo questo alfiere per contestare la colonna al bianco. Alfiere 3, similmente viene difesa la torre. E ora alfiere B6, come previsto. Comincia a esserci tensione sulla colonna A. Ok, qui ci sono varie opzioni. Kramnik cambia subito. Non sembra che possa fruttare niente di che, perché il nero può riprendere di donna. Al momento è lui che controlla la colonna, ma il gioco di Kramnik non è conquistare la colonna A, bensì fare fuori questi pericolosi pedoni del bianco. E qui gioca B4, cercando di sfruttare l'inchiodatura del pedone C5. Chiaramente qui non si può prendere, perché altrimenti il bianco guadagna l'alfiere in B6. Ok, Carlsen gioca donna 7, mossa decente, perché schioda questo pedone difendendo l'alfiere e eventualmente si prepara anche a raddoppiare per conquistare, se possibile, ancora maggiormente la colonna A. Per bloccare il controllo della colonna, Kramnik gioca subito donna 1, quindi opponendo una donna a una donna. E ora effettivamente torre A8
come potrebbe essere una buona idea di gioco, non è molto produttiva. È chiaro, qui si minaccia di guadagnare materiale, però se il bianco cambia, ok, nero sembra aver ottenuto il proprio scopo di controllare la colonna, perché ora il bianco non può più opporsi. Il problema però è che il centro del bianco diventa forte. Questo controllo della colonna A da parte del nero sarà molto poco utile. Ad esempio, torre di 1, ci si prepara subito ad attaccare con questa attacca raggi X, ad esempio D6 o l'alfiere che sta dietro. Anche se il nero conquista la colonna, il bianco semplicemente si sposta, attacca questo pedone e se si prova a far fuori il pedone B4, questo prende e il problema ora che ha il nero è che non si può evitare di togliere di mezzo il pedone D6. Qui in qualche modo va ripreso, se si riprende di pedone si perde controllo subito di E5, il bianco ci spinge, ma anche se si prende d'alfiere comunque il bianco cambia e dopodiché c'è questa spinta E5 e la questione diventa molto molto calda per il nero. Questo cavallo dove va? Non può certo catturare in D5 per via di questa scoperta, quindi deve ritirarsi ad esempio in E8. Dopodiché si può far fuori anche questo cavallo, di modo da togliere di mezzo l'ultimo baluardo delle difese pedonali del nero e poi spingere senza pietà. E qua il nero sta messo veramente male con questi pedoni che stanno correndo veramente verso la promozione. Ok, quindi niente torre a 8 ovviamente da parte di Carlsen. Preferisce giocare donna c7, il che è buono perché rafforza eventualmente contro spinte centrali del bianco. Il problema di questa mossa è però lascia opportunità di controgioco al bianco. Difatti è una mossa puramente difensiva. Qui il bianco ha possibilità di contrattaccare. E difatti a questo punto Kramnik comincia a sfruttare quello che potrebbe sembrare un banale errore da parte di Carlsen. Difatti questo cavallo è attaccato dalla donna e difeso solo dal pedone G7. Per questo motivo Kramnik sacrifica l'alfiere in H6. È abbastanza ovvio qui che non si può prendere questo alfiere perché altrimenti il bianco fa fuori il cavallo F6 e dopodiché anche la donna in attacco. Tutto sembra rigare nel verso giusto. Il problema è che Carlsen ha qualche controgioco. Ovviamente porre la donna in c7 l'ha appena fatto, ha anche il pregio di porla su questa linea d'attacco. Ecco perché qui viene giocata c per b4. E ora il bianco sembra avere due pezzi sotto. Si può cercare di difendere l'alfiere con la torre, ma un pochino passiva come mossa, sempre basandosi sul fatto che qua in realtà l'alfiere non può essere preso senza cedere il cavallo in F6, ma l'opzione migliore giocata da Kramnik è continuare nel bombardamento del lato di re con alfiere per G7. Ok, è ancora in presa questo alfiere, ma se viene preso le cose vanno molto male per il nero, perché c'è questo scacco e poi salta il cavallo in F6 con attacco formidabile del bianco. Quindi opzione chiaramente scartata. L'altra opzione per nero è quella che viene giocata da Carlsen, donna per c2, buona l'idea, chiaramente prende un pezzo. Si va a perdere questo cavallo in qualche modo, però il nero può pensare di avere buon controgioco potendo sfruttare eventualmente anche questi pedoni. Il problema però principale di questa posizione è che dopo donna per f6 il re nero è veramente con l'acqua alla gola. Ci sono già idee di giocare, ad esempio, alfiere H6, poi matto di donna G7. E quindi le preoccupazioni del nero devono sicuramente andare verso questo, pericolo. Ok, però prima c'è da sfruttare l'occasione perché il nero può recuperare il pedone che ha in meno, quello che è stato fatto fuori dall'alfiere in G7, dando scacco e quindi guadagnando un tempo. In cui ci sono due opzioni: prendere in F2 di donna o di alfiere. Forse l'opzione migliore poteva essere prendere d'alfiere. In questo caso
la donna nera sarebbe potuta rimanere in difesa. In qualche modo, giocando ad esempio donna C3, qui si procura probabilmente un cambio di donne forzato, dopodiché il nero può provare a difendersi un po' meglio. È chiaro, non è il caso di catturare la torre, perché si lascia troppo spazio al bianco e ora non si fa più in tempo a fermare questa iniziativa, perché donna C3 può essere seguita da questo pedone. Ok, si può dare questo scacco, ma ora c'è da sacrificare la donna, altrimenti il matto non si evita. Quindi poi chiaramente il bianco vince lo stesso, perché il matto seguirà a breve. Viceversa, giocando subito donna C3, il nero ha una mossa in più e quindi può riuscire a bloccare l'iniziativa dell'avversario. In caso che qui venga giocata E5, infatti c'è cavallo per e il bianco ha una mossa in meno, quindi non può dare matto subito. Tra l'altro c'è la possibilità di catturare questo cavallo con scacco, quindi si potrebbe poi forzare il cambio di donne seguito. Anche se il bianco prova a far fuori il cavallo, comunque prima si fa questo cambio con scacco, dopodiché si riprende di torre. E ora è troppo tardi per questa manovra, perché il nero fa in tempo a scoprire questa linea di difesa. Però Carlsen non gioca alfiere per F2, ma donna per F2. Sembra più attiva perché la donna si porta in attacco, tanto minacciando questo cavallo, però il bianco difende con il re H2, e ora l'idea di Carlsen è quella di cercare di difendere dal matto giocando alfiere di 8. È ovvio che questa donna non può essere lasciata in pace in questa posizione, perché poi la manovra di matto non si ferma. Il problema di questa mossa è che c'è donna per D6. Ora sembra che questo alfiere sia semplicemente lasciato in presa, però se il re prende, il bianco si rifà sull'alfiere con attacco, perché va a minacciare la torre. E quindi, dopo che la torre si sposta, a parte la passività della posizione del nero, comunque il bianco ha un forte attacco. Questi pedoni non andranno da nessuna parte e mantiene un vantaggio notevole. Ok, ecco perché qui bisogna risolvere questo problema. E Carlsen prova a farlo con cavallo H4. Buona l'idea. Si va ad attaccare questo cavallo e si minaccia matto con donna per G2. Tra l'altro è sempre minacciato questo alfiere. E se il cavallo F3 si sposta, la torre in E1 non ha più difese. Però la situazione non è comunque facile, perché dopo cavallo per H4. Ok, il nero può prendere tre pezzi, ma non è facile situazione per nessuno dei tre. Difatti questo cavallo sta passando all'attacco e comunque il bianco minaccia di catturare l'alfiere con guadagno di tempo. Ad esempio, qui viene giocata alfiere per H4, che sembra una cosa buona, recupera il pezzo e va ad attaccare questo cavallo, il che apparentemente blocca la donna bianca, che non può catturare l'alfiere. Il nero può ancora minacciare alfiere e torre, quindi la posizione sembra ottimale. In realtà però la cosa non è così. Ora vediamo, chiaramente una mossa del genere non va bene, perché abbiamo visto si perde il cavallo e si prende matto alla successiva. Anche provare a giocare ad esempio alfiere E5, di salvare l'alfiere dalle grinfie del re e difendere maggiormente il cavallo, non è proprio ottimale, perché in questo caso si perde la torre e ora il bianco non si può rifare su D7, perché perderebbe l'alfiere in E5. Ok, però come si salva? Giocando cavallo H5. Quindi si toglie il cavallo dal pericolo, si porta un cavallo in attacco. Tra l'altro ci sono opportunità eventualmente di giocare questo doppio, anzi triplo per così dire. E a questo punto l'attacco del bianco comincia a essere devastante. Ad esempio, se si prende questa torre, donna H6, c'è un matto successivo imparabile in H8. Quindi l'idea del nero deve essere a tutti i costi cercare di difendere questo ingresso di donna. E lo fa
cercando di salvare pure l'Alfiere D7 che è in presa. Non scordiamoci che c'è questo piccolo problema, ad esempio, se qui il nero prova a difendere direttamente H6 con l'alfiere Camposcuro, il bianco può proseguire tranquillamente con questa cattura perché minaccia a sua volta la torre. Quindi il nero qui va a perdere materiale. Ok, cosa gioca Carlsen? Alfiere per H3, toglie di mezzo l'alfiere dalla minaccia e minaccia a sua volta matto. Qui la situazione sembra abbastanza pesante. Come può riuscire a difendere? Ad esempio, se il re semplicemente prende l'alfiere, qui segue donna per torre, e ora il bianco non fa in tempo a minacciare il matto perché il nero passa all'attacco e porta il re allo scoperto, dopodiché fa entrare anche la torre e non ce n'è più per nessuno. Notate che la donna qui va in qualche modo a difendere anche attaccando l'alfiere in G7. Qui basta prendere questo alfiere e poi gestire il vantaggio materiale. L'altra opportunità per difendersi poteva essere pensare di giocare cavallo F4. Va ad attaccare l'alfiere e difende questa casa. Il problema è che si chiude la difesa della donna su G3 e qui il nero entra. Donna G3 scacco, poi prende la torre. Ha a disposizione tutti questi scacchi. Dopo che il re si riporta nuovamente sulla prima traversa, c'è alfiere per G2. Qua va preso per forza. Il problema è però che ora il bianco si scopre la donna e con questo vantaggio chiaramente il nero ha partita facile. Ok, quindi come riesce qui Kramnik a difendersi? C'è il matto da parare. Ha giocato torre G1, anche se è una mossa molto molto strana da giocare. Riportare una torre completamente in posizione difensiva, ma è ottima. Perché qui ora non entra più nessuno, la torre è ben difesa dal re. Questa diagonale è chiusa dalla donna. Il nero non ha opportunità di continuare l'attacco. E tra l'altro il bianco c'ha ancora l'opportunità di minacciare questo matto, donna H6, donna H8. Ok, va parata questa entrata. Quindi alfiere G5 sembra funzionare. Il problema è che ora c'è alfiere F6 che controminaccia l'alfiere avversario. Ora, ok, non c'è più la minaccia di questo matto da parte del bianco, ma se il nero prova a mettere in salvo l'alfiere, notate che il problema è che c'è ancora quest'altro alfiere sotto e la torre non può essere presa per via che altrimenti il bianco entra e dà matto con donna G3. Ok, quindi dopo torre G1 abbiamo visto alfiere G5, alfiere F6. L'altra opzione più ovvia è quella di catturare l'alfiere, ma c'è questo doppio e chiaramente il nero va a stare male. Altra opzione, forse più succulenta, è quella di giocare alfiere G2, creando l'opportunità di una scoperta, ma soprattutto l'opportunità di dare perpetuo, perché qui se semplicemente l'alfiere viene preso dalla torre, che è la manovra più ovvia, segue donna a scacco e il re non può uscire da questa serie di scacchi, quindi partita fatta. Il problema però è che questa mossa non va bene per via di donna G3. La donna rientra in difesa, quindi ora viene minacciato di catturare questo alfiere e si minaccia anche di catturare G5 con scacco. Quindi questa donna deve essere fatta fuori, dopodiché il re prende e ne rimane con due pezzi sotto. Quindi uno dei due verrà preso. Se prova a prendere l'iniziativa catturando, c'è sempre questo doppio e il bianco rimane con un pezzo in più. Ok, quindi la situazione è abbastanza problematica. Carlsen prova a giocare alfiere G4, quindi anche se perde in teoria G5, poi si può rifare sul cavallo. E difatti alfiere per G5, alfiere per H5. Ancora
il materiale è pari, però l'attacco del bianco ora può procedere quasi indisturbato. Donna H6, l'idea è sempre il solito piano di dare matto con alfiere F6, notate le debolezze delle case scure intorno al re nero completamente senza pedoni, e allo stesso tempo si attacca l'alfiere in H5. La difesa più ovvia che è quella di frapporre in G6 l'alfiere per liberare la possibilità di catturare questo alfiere in F6, fallisce per via di D6. Ok, ora questo pedone è praticamente impossibile da fermare. L'unica è cercare di fermarlo con la donna, se vedete questa linea d'attacco dell'alfiere è ottima, però può essere speso, spinto comunque, dopo che il nero lo prende di donna, segue alfiere F6 e il matto non si para se non sacrificando materiale. Ok, c'è questo doppio che sembra funzionare, il nero spera di catturare l'alfiere alla prossima, ma no, perché il bianco para lo scacco e difende allo stesso tempo il pezzo. L'unica qui sacrificare la donna, dopodiché la vittoria è piuttosto facile per il nero. Altra opzione potrebbe essere quella di cercare di salvare quest'alfiere, ad esempio in G4. Non attacca niente di sensato e qui c'è alfiere F6 e allo stesso modo il matto non si para senza sacrificare la donna. Quindi Carlsen che fa? Si disinteressa di quest'alfiere, gioca torre per E4 cercando controgioco su H5, H4. L'idea sembra abbastanza buona perché ora in caso di alfiere F6 c'è addirittura matto, okay? Perché il nero attacca troppo questa casa. Si dà prima questo scacco, il bianco deve recuperare catturando da alfiere, poi matto di donna. Però non c'è nessun motivo per giocare alfiere F6 quando si può prendere un pezzo e difendere comunque l'ingresso in H4. E nuovamente ora il bianco ha perso un tempo, guadagnato un pezzo, però tuttavia un attacco ancora in pieno svolgimento. Qui viene giocata donna F5 nel tentativo di inchiodare l'alfiere. Un poco male, la donna si sposta e c'è ancora l'opportunità di questo matto, a cui il nero prova a far seguire B3 cercando un minimo controgioco di promozione dei pedoni, però alfiere F6, matto può essere dato sia con donna H8 che con donna G7, quindi qui non c'è molto da fare, va cercato di cambiare le donne a tutti i costi. Donna F4 scacco, bianco cambia di buon grado le donne, dopo torre per F4 il problema è che c'è D6. Ora l'alfiere ha una funzione ottima difensiva, perché blocca sia D7 con la casa di promozione del pedone, che impedisce alla torre di porsi dietro il pedone passato. E inutile dire che qui è inutile prendere l'alfiere, anche se questo è stato giocato in partita, perché per prima cosa il bianco ottiene il posizionamento della torre dietro il pedone, in modo da evitare che il nero possa introdursi sulla colonna D. E ora non c'è molto da fare, perché qui Carlsen ha dato uno scacco in H6, il re si sposta al sicuro, dopodiché questo pedone ha via libera. Ora sembrava quasi che effettivamente Carlsen avesse potuto sfruttare anch'esso la promozione, però in caso di spinta in B2 la differenza è che il bianco spinge in D7, il nero promuove una semimossa prima, ma il bianco promuove con scacco e attacco sulla torre, il re si deve spostare, dopodiché la torre fa fuori la donna e la partita è comunque facilmente vinta per il bianco. Ecco quindi perché dopo re g1 effettivamente l'abbandono del nero è completamente giustificato. Ok, abbiamo assistito ad un altro durissimo colpo per Magnus Carlsen. Dopo la sconfitta con Aronian, anche questa si è lasciata un pochino sorprendere da quel forte attacco con alfiere in H6 che ha sconquassato un pochino il suo gioco e lasciato aperto una grande opzione per l'attacco di Kramnik.
E a questo punto Carlsen comincia a sentire veramente il fiato sul collo anche dal punto di vista del rating, perché non è più unico dominatore, ma sta venendo raggiunto da vari altri contendenti per la prima piazza del rating mondiale. D'altra parte del torneo, viceversa, Ronan, dopo la vittoria con Carlsen, è riuscito a veleggiare in tranquillità e ha vinto il torneo di Norvegia con praticamente un punto di distacco sull'inseguitore più vicino. Ok, quindi per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. A presto. Ciao ciao.